Allora, io sono consapevole che la politica europea, l'influenza europea dell'Europa conta molto per l'Asia, per l'Afghanistan soprattutto. Io, prima che formassero il governo dei talebani, sentivo una bomba in mano che da un momento all'altro poteva esplodere, però il governo è stato formato, hanno escluso le minoranze etniche, minoranze religiose, l'Europa non ha detto niente, le donne, non esiste una donna che abbia un ruolo nell'apparato politica, per esempio, e questo l'Europa è stato silenzioso. Ciò che vorrei io, che veramente l'Europa non deve riconoscere il regime talebano, non deve riconoscere il governo talebano, perché è un governo fatto solamente di un'etnia, il governo fatto da 17 ministri sono nella lista nera, quindi l'Europa come fa a collaborare in futuro con un governo del genere? La maggior parte di loro sono usciti dal Guantanamo. Ecco, noi l'umanità penso che abbia un nemico in comune. Un attentato che succede a Parigi, gente innocente muore. Un attentato che succede in Inghilterra o in Spagna, gente normale, gente che va a lavorare, gente che cerca di essere felice, ma queste persone sono nemici di quelle persone. Quindi l'Europa, noi, visto che voi avete una grande fortuna, persone come me, come tante persone come me che abbia a doppia cultura, conosce molto bene, abbiamo vissuto il talebano sopra la nostra pelle, loro per la vita non ci pensano, per eliminare la vita non ci pensano due volte, quindi non deve essere riconosciuto il governo talebano.